Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono BlaziKen68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Legends, perché sì, avete capito bene, lo starete vedendo anche a schermo, come al solito, anzi non come al solito, come... Sì, più o meno in realtà è qualche mesetto che fra Dokkan e Legends ormai non riesco a fermarmi. Sì, off camera ho fatto qualche altra multi rispetto a quelle lì che avete visto all'interno del video, potete notarlo anche dalle Chrono Crystals. Yes, abbiamo trovato It. Almeno lui. Fra i due personaggi, fra Goku Blue e Kaioken, ovviamente It, ho trovato lui. Personaggio davvero pazzesco. Sulla carta, secondo me, e anche nella pratica, personaggio 5 spanne almeno al di sopra di Goku Kaioken. E assolutamente non esagero. Unica pecca, ve ne ho parlato anche nell'analisi. Purtroppo questo personaggio ha dei team molto, ma molto, ma molto limitati. È un team building davvero limitatissimo. Rispetto a Goku, che invece... già dietro un gold key, mica poco direi, mica poco. Allora, personaggio comunque che, se riuscite davvero a fargli rendere come si deve, se riuscite a montargli dietro un team davvero pazzesco, è un qualcosa di clamoroso. Abbiamo come main ability, ve ne ho già comunque parlato nell'analisi, ma lo andiamo giusto a rivedere. Ovviamente possibilità di estrarre la ultimate, restore del key di 30, cancella i buff del nemico, ok. Z ability ovviamente quella lì a 3 stelle, dato che l'ho trovato in multi, quindi più 26% agli heal e in blue strike attack durante la battaglia. E attenzione, cosa importantissima questa qui degli strike, perché è uno striker della madonna. In base a quanti secondi passano lui ottiene dei boost, quindi 10 secondi 25% e meno 5 al costo, più 15 secondi 25% sempre di danno inflitto e meno 5 al blast, 20 secondi 30% al danno inflitto dagli strike, attenzione, va bene, 30 secondi secondi invece 60% sull'ultimate, sul danno dell'ultimate. In più è un personaggio questo qui che qualsiasi cosa fa respira praticamente e crit, quindi più 30% al critical rate e più 20% al critical damage, tanta roba. Nullifica l'endurance, quindi nullifica la doppia vita di Freezer eccetera. E attenzione, per ogni blu, yellow, green, che sono personaggi che lo affiancano, più 10% al danno inflitto. Noi utilizzeremo un team, ve lo faccio vedere a brevissimo, basato sul yellow, blu, yellow. Abbiamo ovviamente come skill card il time skip, che è praticamente un counter contro quasi qualsiasi cosa tranne Rising Rush praticamente, e che aumenta ulteriormente di più 30% il critical rate, facendolo arrivare ad un potenziale almeno 60% fra unique e questo qui, ed in più riduce anche una sfera del drago. Quindi andiamo a questo punto a cercare anche la nostra prima PvP e vi faccio vedere anche il team che sto utilizzando. Eccoci qui, il team che utilizziamo è questo qui. Come vedete ce ne troviamo uno contro, yellow, blue, yellow sempre. Il mio personalmente, che posso utilizzare nel mio account, è questo qui, quindi It, Goku Legendary Finish, quindi Goku Legends Limited, e Full Power Freezer. Team basato su tutto sui boost a yellow. L'unico che boosterà Goku, se non vaderate, è proprio It, che gli dà blu. Per il resto, signori, proviamo a vedere un attimino come va questo team. Io tra l'altro mi concentro, Allora vai subito, beccato. Poco danno? Ok, va bene, è uno. Ok. Ai, va bene, dai, va bene. Sbagliato io. FPF immediatamente. Ok. Veloce. Maledetto, maledetto, maledettissimo. Maledettissimo. Veloce, torna indietro FPF. Sta aspettando il counter. Vuole counterarmi. Mamma mia. Mamma mia. Sapete perché ho fatto questo? A parte perché Goku ci riduce il danno comunque, e poi perché It ci annulla l'endurance. Ci annulla l'endurance. Beccato. Yes. È uno. Caspita, pensavo fosse uno strike.
Adesso è il momento, adesso è il momento. Adesso è il momento per la doppia vita di FPF. Devo rimettere assolutamente in campo hit, perché altrimenti sto qui ce l'ho sciotta. Comunque sta laghicchiando, eh. Ottimo. Ottimo, adesso è il momento di fargli fuori sto hit. Va bene. Vai, ultimate, veloce, 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 veloce. Vai, 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 vai. Ok. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ok. Ai. Maledetto, maledetto. Maledettissimo, non maledetto. Veloce. Caspita. Velo, velo, velo. Drafta, drafta, drafta. Sei mio. Sei mio, sei mio. Ai. Non mi lanciare special, non mi lanciare special. Non dimmi che non c'è special, dimmi che non c'è special, dimmi che non c'è special. Rising Rush. C'ha il Rising Rush. Sì. Veloce. Caccia, oh. Me la sono rubata questa. Questa me la sono proprio fatta. No, in realtà pensavo di vincerla. Pensavo quasi di stravincerla. Vi dico la verità all'inizio. E invece, boh, c'è stato proprio un momento di blackout totale. Totalissimo. Però almeno abbiamo sculato sul Rising Rush. Una volta tanto abbiamo sculato sul Rising Rush. Comunque, cosa importante. Ragazzi, io non so se ve ne state rendendo conto, ma Hit fa dei danni che hanno del clamoroso per quanto riguarda gli strike. Sciotta quasi un personaggio, un avversario con un paio di combo strike. È un qualcosa di pazzesco, eh. Mamma mia, bellissimo veramente come PG. Ancora concentrati, mi raccomando. Ottimo. Fermati. Vai. Ok, è uno. Ottimo. Ottimo ancora una volta. Bam. Fermati. Non si fa. Ma chi c'ha? Ma c'è ancora Goku Kaioken? C'è ancora Goku Kaioken? Comincio a farmi due problemini, vi dico. Sì, c'è Goku Kaioken, caspita. Vai Goku, veloce. Allora, veloce Goku. Ottimo, va bene così.
Aia. 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 Veloce. Veloce FPF, muoviti. Muoviti FPF, muoviti. Muoviti FPF. Yes, bravo FPF, bravissimo. Goku ce lo teniamo lì e non lo tocchiamo più assolutamente. Oh, perché? Vabbè. Dai, che lo sto facendo risalire a sto qui. Va bene? Vai, proviamo il blast. Devo stare attento perché lo sto facendo un pochino risalire. L'avevo dimenticato, aspetta, che lui... c'è il fatto del restore del vanishing, sto Goku Kaioken. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo essere molto, molto, molto attenti. Vai. Adesso è arrivato il nostro momento, eh. Ah, caspiterina, caspiterina. Vabbè, dai, vabbè, comunque la battaglia è finita. Sì. Mi dispiace per te, amico mio, ma... allora, la battaglia era finita fin dal primo momento, perché io mi stavo solo assicurando la vittoria. Non è che non... cioè, gli stavo facendo fare un comeback. Sembrava un comeback, ma non lo stava minimamente facendo, perché mi stavo assicurando al 99-98% la vittoria, perché mi stavo lasciando Goku alla fine. Come avete visto, non l'ho più toccato, perché avendo lasciando Goku per ultimo, se mai mi avessi fatto fuori Hit e anche FPF, lì arrivava Goku, si restaurava del 50% degli HP e addio, è proprio addio. Ultima battaglina per noi. Dobbiamo fare molta attenzione a Goku, perché se Goku dovesse capitare per sbaglio sotto Golden Freezer, è la fine. Dai, proviamo a chiudere bene. Vai. Ottimo. Oh, caspiterina. 9,70. Ma dai. Ho sbagliato io. Madonna, sto Golden Freezer. Aia, che danni. Aia. Oh, no! Perché non è andato il key cancel? Mamma mia, perché non è andato il key cancel? Non ci credo. Taglia. Veloce, Goku, veloce. Mamma mia, questo ci sta schiattando. Ci sta schiattando. Mamma mia. Mamma mia, bellissima. Non ce la faccio. Mamma mia, come ci sta combinando questo qui? Io non ne ho idea. No, allora il... dai, almeno fammi giocare un attimo. Mamma mia, fammela finire un attimo di giocare almeno, maledetto. Draft. Vai, veloce. Ah, mannaggia la miseriaccia, mannaggia. Sbagliato tutto. Non dovevo usare Goku. Non dovevo mettere Goku. Ho sbagliato tutto. No! Dio santo! No. No.
Ci ho provato. Però è stata bella, dai, è stata bella. Mamma mia, linee. No! Non ci credo! Non ci credo! Ancora più bella. Me la stavo per arraffare, però... Peccato. Allora, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate del personaggio, se vi è piaciuto lo showcase, se l'avete trovato, se lo state provando e se vi piace. Mi piace tantissimo, è una belva, è incredibile davvero. Fa dei danni con gli strike che veramente non hanno senso, non hanno minimamente senso. Mi piace, commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video. E noi ci diamo appuntamento, come mannaggia mi sto ancora a mangiare le mani per quel Rising Crush. Ciao ragazzuoli, ciao.